Ogni giorno lavorativo dell'anno mi faccio 20 minuti di macchina, 45 minuti di treno e 25 minuti di metropolitana per venire qui. Di nuovo un guasto al treno dei pendolari. Di nuovo. Ad ascoltare persone ancora più sfigate di me. Immagino che sappia perché è qui. No. Lei sa che la parola negro è proibita nel Quebec. Il vocabolo è stato cancellato, così come negra e nano. Ti stavo aspettando. Non se ne parla nemmeno. Mi spiace, perdonami, ma ho 3 appuntamenti prima delle 11. Sono le 6:30, oggi le bambine le porti tu a scuola. Nemmeno io so perché ho sposato mia moglie. Deve essere molto fiera di lei. 5 ragazze della mia classe sono scappate da casa. Se mi stressi di nuovo non mi vedi più. Dovremmo trovarti una donna, amico mio. Non puoi restare così, fa male. Tu che marca di macchina hai? Non ti fai i muscoli. Tu quanto guadagni all'anno? 68.000. Non voglio scendere sotto 100.000. L'apparato riproduttivo maschile è programmato per eiaculare ogni 3 giorni. È una legge di natura. Se non si rispetta questa legge, ci si becca un tumore alla prostata. Svegliati, Jean-Marc Leblanc! Cosa hai concluso tu nella vita? Lungi da te. Penso che si possa sintetizzare la nostra epoca in una parola. Disintegrazione. Prendimi con vigore! Dopo l'Oscar e lo straordinario successo delle invasioni barbariche, Denis Arcand torna a raccontarci le contraddizioni dell'età in cui viviamo. Da questo momento in poi entro a far parte di un osservatorio dell'ano. L'età barbarica, il nuovo film di Denis Arcand. E dunque diciamo che la risposta a tutto questo è ridere, eh? Ah! Ah!